Avvocato, io sono Antonio. Io sono Salvatore. Io sono Giussi. Io sono Gennaro. Noi chiediamo giustizia per quello che ci è accaduto, perché comunque abbiamo vissuto anni di inferno. Un'infanzia bruttissima. Non vogliamo alla fine che comunque... Speriamo che comunque quello che è successo, a noi non succeda più. Il nostro sacrificio serve a qualcosa. Perlomeno non l'abbiamo fatto noi, ma per esempio comunque per queste adozioni sbagliate, perché comunque non ci devono essere più, non devono esistere più. Noi speriamo veramente, perché siamo stati troppo male. E crediamo nella giustizia, avvocato. Che comunque ci... Noi comunque adesso siamo bene, però oramai se ci pensiamo... in infanzia non ce la torna più nessuno, avvocato. Noi abbiamo però quello che chiediamo è solo giustizia. E che non accadano più queste brutte vicende. Speriamo che il nostro sacrificio serva a qualcosa e non fa soffrire più questi bambini. Anche ad altri bambini che non soffrano. Magari. Poi anche io penso che ci hanno paragonato veramente agli emigranti. Sì. Io penso questo, avvocato. Peggio degli emigranti. Gli emigranti secondo me venivano trattati meglio. Noi ci hanno fatto passare l'inferno. Lei torno a casa con i miei genitori. Ma io giustamente. Cioè, da piccolo passò tutti e quattro fratelli in collegio. Sì, perché i vostri genitori lavoravano. Sì. E per un dramma che ha subito la sorella. Ha subito mia sorella, anche io, perché ero geloso. Perché ero geloso che mia sorella andava a casa, anche io ho cominciato a dire che era. Però lei andava a casa per giuste ragioni. Sì, lei. Aveva la necessità di dover stare con i genitori. No, io ho incominciato a inventare, a fantasticare. Tu per gelosia, per tornare a casa? Facesti finta che anche tu avevi subito violenze. Ma io penso che comunque ero pure un bambino, io comunque di 5 anni. Per me la cosa grave è che un adulto non so come ha fatto a non capire questa cosa. Gli assistenti sociali, medici, giudici, nessuno si è accorto che tu dicevi bugie. No, secondo me loro questo volevano per me. Io adesso se ci penso, è vero che io quando ci penso, penso che comunque è stato un problema mio, però poi dico, ma io ero pure piccolo, cioè quasi così avessero utilizzato questa bugia per poi diciamo loro che erano laureati, loro che non hanno mai capito che io stavo inventando tutto per gelosia, cioè per me è una cosa stranissima questa. E quindi da questa bugia poi sono conseguite le adozioni, l'allontanamento dalla famiglia. Sì, siamo stati adottati a 13 però anni. Però fatto tutto in fretta, avvocato, 13 senza anni. Seguire i codici di legge. A 13 cioè, magari... anni, perché poi mia mamma e mio padre sono stati anche accusati di questa cosa, perché io ho detto questa cosa. Però poi ci sono stati dei giudici che hanno capito che non era vero e tu dicevi delle bugie. Ci sono stati dei giudici che hanno assolto i tuoi genitori. Sì, li hanno assolto a formula piena, però perché il tribunale ha fatto questo sbaglio di darci subito in adozione. Prima ci ha fatto stare poco tempo in affidamento, dopo l'affidamento subito ci ha dato in adozione. Ha fatto questo sbaglio, forse per cose loro, non lo so. E quindi poi era troppo tardi per tornare indietro. Sì, era troppo tardi. Sì, infatti ci sta questo sbaglio del tribunale che è grandissimo. Quindi il vostro dolore qual è? Che il tribunale avrebbe prima dovuto accertare le responsabilità, denunciare. Magari indagare e aspettare almeno la causa dei nostri genitori. Si sarebbe aspettato almeno per tutto questo. Almeno la sentenza. Che anche se ci davano in adozione, in affidamento per un po' di tempo, e poi i nostri genitori risultavano innocenti. Magari potevano invece il sistema delle adozioni è stato più veloce della giustizia. Sì, più veloce della invece ci siamo trovati tutti a quattro per divisi. Noi chiediamo non ci vedevamo giustizia. Mai, non ci facevano vedere. Sempre separati, facevamo casino per vederci. Noi fratelli, lo stesso sangue, capito? Avvocato, ma voi rendete conto che la nostra storia è come questa qua degli immigranti? Ma in che senso come quella degli immigranti? Che quello che fanno con gli immigranti lo fanno anche con noi. E anche mi pare sembra giusto che ci hanno fatto un doppio battesimo a noi. Cioè i migranti, chi gestisce i migranti riceve dei soldi per il loro mantenimento. Sì, anche con noi. E che paragone c'è? Che quello che fanno con loro l'hanno fatto anche con noi, che ci hanno venduto. Ma con le case famiglie, vuol dire che le case famiglie guadagnano? Sì, le case famiglie. Perché? Che succedeva? Perché c'è un business, hanno fatto un business su di noi, un commercio su di noi.
Ma quante case famiglie avete girato voi? 7, 8, 10, non mi ricordo, poco tantissime. È stata una cosa bruttissima la nostra storia. E come vi trattavano in queste case famiglie? No, non bene. Male. Stavamo male, abbiamo passato brutti. E loro venivano pagati però dallo Stato? Sì. Quindi avevano interesse a tenervi nelle case famiglie? Sì, proprio come questi emigranti. Tutto un commercio. Quindi tu addirittura paragoni le case famiglia alla gestione dei migranti? Sì. Per me è uguale speculare sulla vita di un bambino. Però questa è una brutta percezione, perché le case famiglie dovrebbero servire ad aiutare i bambini. Infatti, io spero che quello che è accaduto a noi non succederà a nessuno. Un appello, proprio per far sì che comunque tutto questo non accadrà più a nessun bambino. Cioè, vogliamo essere da esempio. Cioè, voi volete che il vostro sacrificio serva? Sì, perché noi vogliamo giustizia. Perché non deve succedere. Oramai, avvocato, l'infanzia non ce la torna più nessuno indietro. Però comunque quello che è stato fatto, però cerchiamo solo giustizia oggi. Cerchiamo che quello che è successo a noi soprattutto non accade più a nessuno. Cioè, per rivivere comunque quell'infanzia che non abbiamo mai passato. Avvocato, vogliamo rivivere comunque. Addirittura noi ci hanno battezzato due volte. Ma come vi hanno battezzato due volte? Noi siamo stati battezzati da piccoli, dai nostri genitori naturali. Dicendo che noi. E poi in automatico, andando dalle famiglie adottive, hanno detto che noi non eravamo mai stati adottati. Quindi dopo le case famiglia siete stati adottati da altre famiglie? Dalle famiglie adottive. E vi hanno rifatto un'altra volta il battesimo? Sì, 11 anni, ma 11 anni si fa la comunione? Infatti non ci volevano fare la comunione. Sì, avevamo 9-10 anni. E poi come avete fatto a scoprire che invece già eravate battezzati? L'abbiamo scoperto a casa con le foto che aveva mamma. Quindi siete dei ragazzi divini. Abbiamo proprio le prove noi che siamo stati battezzati. Siamo andati in chiesa a Santo Sepolcro Soriano a domandare se noi avevamo fatto il battesimo. Quindi vi hanno fatto due volte il battesimo. La prima volta la vostra famiglia naturale. E poi la seconda volta i genitori. Adottivo. Fingendo che voi non avevate fatto già il battesimo. Sì. E quindi oggi voi allo credete ancora in questo stato? No, non ci crediamo, però quello che chiediamo è solo giustizia. Cioè, qual è la cosa che vi fa più male? Che lo Stato non ha visto bene, ha fatto gli errori. Lo Stato che ci dovrebbe aiutare lo Stato che ci dovrebbe aiutare ci ha distrutto. Come se ci ha buttato